Ciao, benvenuti a Cazzeggio. Ciao, benvenuti a un'altra puntata di Cazzeggio Catabiotico. In questo episodio proveremo a ragionare su come potrebbe essere la prossima pandemia mondiale oppure una limitata epidemia. Disclaimer: io sono laureato in economia aziendale, non sono un epidemiologo, non sono un virologo, non sono un microbiologo. Non sono un ricercatore del mondo della medicina, ecco, non sono nemmeno un medico, quindi non è escluso che quanto sentiate in questo podcast siano tutte cazzate. Mi limiterò a riferire di alcune tesi che ho letto in internet sulle possibilità delle future pandemie, mentre altre eventualità, consideratele quasi come racconti di fantascienza, che hanno solo scopo di far riflettere. Dunque, ipotesi di scenario 1. È stato detto in tempo di Covid che la famiglia dei coronavirus è la più numerosa famiglia di virus sul pianeta Terra. Sono i coronavirus, sono tutti diversi, ma hanno in comune la forma a corona del batterio e il fatto di essere aerobico. Logico pensare che la prossima epidemia possa essere ingegnerizzata proprio a partire da un altro tipo di coronavirus. Immaginate un SARS-CoV-3 aerobico, una sorta di nuova variante ingegnerizzata geneticamente, che per certi versi è simile a SARS-CoV-2, ma essendo un virus diverso risulti immunoevasivo, così come erano immunoevasive le varianti SARS-CoV-2. Immaginate quindi semplicemente la riedizione di quanto già accaduto, ma con un SARS-CoV-3. Ipotesi di scenario 2. È stato detto che tra i rischi più elevati che corre l'umanità sono i virus resistenti agli antibiotici, quindi malattie note che però risultano essere immuni agli antibiotici. Questo è un processo naturale che gradualmente mette fuori efficacia gli antibiotici. Quindi non occorre immaginare chissà cosa, ma semplicemente l'esplosione di una pandemia mondiale causata da un abuso di antibiotici, la detonazione di un rischio che la scienza peraltro aveva ed ha già identificato, senza che però vi sia necessariamente una ingegnerizzazione del DNA del virus per renderlo letale. Dunque, adesso entriamo nella dimensione delle mie speculazioni personali, che potrebbero essere errate, quindi consideratele un po' come fabule di fantascienza distopica. Speculazioni di fantascienza distopica 1. Virus immunoresistenti agli antibiotici per programmazione genetica. Si potrebbe pensare proprio allo sviluppo e modifica di qualche normale virus aerobico già presente oggi che risulta molto resistente agli antibiotici, che quindi questo tipo di virus venga prodotto e potenziato e modificato nel laboratorio proprio per risultare totalmente immune a quegli ultimi e limitati antibiotici su cui ancora funziona, in modo da nascondere la pandemia mondiale, proprio come se fosse capitato quel fenomeno naturale che la scienza peraltro aveva già identificato come un rischio, quindi un'accelerazione di una detonazione di un fenomeno che prima o poi sarebbe capitato, ma che viene ingegnerizzato geneticamente per nascondersi, causando quindi una nuova pandemia che però viene accelerata in modo artificiale. Speculazione di fantascienza distopica numero 2. È noto a tutti che Soros e dai suoi amici di merende, Teodem, e in Italia abbiamo PD, Movimento 5 Stelle e Verdi, pompano la carne sintetica, pesce sintetico, frutta sintetica, verdura sintetica, granaglie sintetiche. Ma nei paesi del primo mondo vi lavora nel settore primario circa il 3% della forza lavoro. Per ragioni di emissioni di CO2 si racconta la fiaba che occorre chiudere il settore primario nei paesi del primo mondo, andando a sopprimere tutte le attività di allevamento e tutte le attività di agricoltura per sostituire la produzione di cibo nel settore secondario, con l'uso dei bioreattori di carne, pesce, frutta, verdura e cereali sintetici. Immaginiamo che giusto per caso, ma solo per caso, un virus aerobico capace di colpire gli animali
animali da allevamento, ma un virus che sia anche capace di fare il salto di specie, andando a colpire come ospiti sia gli esseri umani quanto gli animali da allevamento, in modo da essere ingegnerizzato per muoversi come ospite appunto sia sugli animali quanto sulle gambe degli esseri umani. Si causerebbe un collasso con la necessità di uccidere milioni di animali con carni infette, causando carestia, oltre a trovarsi a gestire peraltro un'epidemia da contagio di virus aerobico, tra cui gli esseri umani ne sarebbero quindi portatori, e poi si ammalerebbero. Sarebbe quindi uno scenario molto apocalittico, perché oltre alla crisi pandemica si avrebbe anche carestia. Ovviamente le nazioni più popolose del mondo avrebbero a subire un collasso, perché dovrebbero abbattere miliardi e miliardi di animali di carne infette. Questo permetterebbe di inoculare nella società la domanda di carne sintetica, che guarda caso proprio farebbe quindi dilagare l'installazione di licenze per carni sintetiche, che sarebbero sicure rispetto all'epidemia dilagante negli allevamenti con carni infette. Niente di meglio di uno scenario simile quindi per collocare, giusto proprio per caso, i bioreattori di Soros, che si venderebbero come il pane, avendo creato con un virus geneticamente studiato ad hoc il bisogno di bioreattori di carne, oltre ai business dei vaccini, che creerebbe enormi extraprofitti, nonché collassi del sistema sanitario mondiale, che poi andrebbe a replicare gli effetti che abbiamo già osservato nella strategia di rigenerazione di Soros con SARS-CoV-2. Speculazione di fantascienza distopica numero 3. La fantascienza ha talvolta speculato sull'esistenza di virus programmati ad hoc per colpire solo un certo tipo di persone, ed è esattamente, ahimè, quello che è accaduto con SARS-CoV-2, che era un virus molto virulento su malati e vecchi, ed era probabilisticamente un po' meno aggressivo su giovani e bambini, almeno nelle primissime varianti. Ed è anche noto che i vaccini cinesi sono risultati assai poco efficaci contro le varianti SARS-CoV-2, tanto che poi i cinesi hanno applicato una saggia strategia di infetti zero, anche perché con 1,3 miliardi di persone, se probabilisticamente il 75% dei cinesi in un'ondata fosse finita malata, ecco, in Cina non ci sarebbero stati un numero di letti d'ospedale sufficienti per curare il 75% dei cinesi, con il risultato poi che alla fine dell'ondata che avrebbe colpito il 75% statisticamente dei cinesi, ecco, a causa dell'alta circolazione, poi sarebbe emersa sicuramente una nuova variante SARS-CoV-2 immune evasiva, così come è accaduto esattamente in Brasile a Manaus. Per questa ragione epidemica, quanto per il rischio di collasso del sistema sanitario, i cinesi hanno prudentemente seguito una strategia di infetti zero, a differenza dei paesi del primo mondo che hanno applicato a fondo la strategia della rigenerazione di Soros. I mass media hanno venduto come un adattamento all'epidemia con i vaccini, che non potevano essere l'unica soluzione all'epidemia, come ebbe a dire più volte OMS, come la storia del Giappone nell'epidemia Covid dimostra, avendo avuto il Giappone una gestione esemplare, straordinariamente efficace ed efficiente, essendo anche riusciti a debellare Covid-19, mentre in Italia contestualmente scoppiava l'ondata della variante Delta e poi successivamente l'ondata della variante Omicron. Ecco, da questa storia sul Covid si potrebbe immaginare una favola di fantascienza in cui la sintetizzazione genetica di una variante sintetica di SARS-CoV-2, studiata proprio per colpire proprio la popolazione cinese non vaccinata, a differenza dei paesi del primo mondo, che hanno avuto una platea di vaccinati più alti rispetto a quella cinese, e oltre ad avere distribuito nei paesi del primo mondo un numero di dosi di vaccini superiori a quello che i cinesi sono riusciti a produrre e a distribuire. E quindi, insomma, un vero e proprio attacco batteriologico contro la Cina, creando una variante di laboratorio SARS-CoV-2 che diventerebbe una sorta di SARS-CoV-2 Plus, una versione proprio ottimizzata per colpire la popolazione cinese più esposta e con meno anticorpi. Non sarebbe una pandemia che colpirebbe tutto il mondo, ma sarebbe un attacco batteriologico all'economia cinese, ma anche quella sudamericana, dato che in Sud America sono stati pochi vaccini distribuiti,
quanto quelli russi, dato che i vaccini poi russi non sono stati capaci di riuscire a debellare le relative varianti Covid. Quindi un attacco batteriologico ai BRICS, minimizzando i danni ai paesi del blocco NATO che sarebbero stati più vaccinati durante l'epidemia Covid-19. Quindi SARS-CoV-2 Plus sarebbe praticamente, creerebbe meno danni nei paesi NATO dove sono stati distribuiti una percentuale di vaccini più elevati su una popolazione più elevata con vaccini più efficienti, mentre il resto del mondo, diciamo, il numero di vaccini erogati è stato inferiore e praticamente si è avuto anche vaccini meno efficaci. Speculazione di fantascienza distopica 4, sempre sull'idea di un'epidemia più limitata che non dilaghi come una pandemia, ma resti un attacco batteriologico che però sia più o meno confinato a una parte del mondo, senza che ovviamente appaia chiaramente come un attacco batteriologico, ma risulti camuffato dalla possibilità che possa essere uno sfortunato caso di natura. Si potrebbe immaginare lo sviluppo di un qualche tipo di virus endemico nei paesi del terzo mondo e che risulti innocuo per i popoli del terzo mondo e per parte dei popoli del secondo mondo, su cui la popolazione dei paesi del primo mondo invece sarebbe esposta, proprio perché non si vaccina più per quel tipo di virus, essendo estinto nel primo mondo, oppure perché le condizioni sanitarie sono migliori nel primo mondo. Basti pensare alla vulnerabilità delle persone del primo mondo, che senza vaccinazioni specifiche e senza un minimo di accortezza, si mettono poi a mangiare e bere acqua e cibi locali nei paesi del terzo mondo, finendo per essere infettati da virus, che la popolazione locale ne risulta immune, essendo virus endemici, ma su cui la popolazione del primo mondo è esposta. 1. Questi tipi di virus potrebbero essere ingegnerizzati per essere aerobici dai paesi del secondo mondo per rendere la pariglia al primo mondo e causando possibili epidemie a cui solo i popoli del primo mondo e parte di quelli del secondo mondo potrebbero essere esposti, perché quelli del terzo mondo potrebbero essere, diciamo, sostanzialmente sostanzialmente risultare innocui. 2. Questi tipi di virus potrebbero essere ingegnerizzati, oltre che dal secondo mondo, anche dal primo mondo, appunto per diventare virus aerobici, per aspergerli nel terzo mondo, così che tutta la popolazione del terzo mondo ne sarebbe immune, ma portatrice sana. La loro migrazione in Europa renderebbe i migranti economici e i profughi climatici delle bombe batteriologiche ambulanti, che ammazzerebbero sistematicamente gli europei, causando il collasso e lasciando più risorse agli altri paesi del primo mondo, che terrebbero ovviamente le frontiere chiuse. Questa ipotesi avvicina quindi a quanto un po' ipotizzato in qualche modo al pattern delle guerre puniche con il virus degli elefanti. Per espandere il tema potete trovare tutto il link in descrizione. Confesso che la mia mente fa molta fatica ad immaginare e un po' a emulare i pattern neurali sadico neonazisti per implementare una nuova selezione e morte scientifica di un prossimo innocente al solo fine di trarre un largo profitto e o vantaggi geopolitici.